qualche minuto fa ho parlato al telefono offrendo le condoglianze del governo italiano e di tutti noi alla famiglia di Valeria Solesin, che ha perso la vita in questo terribile, atroce attentato, alla madre Luciana, al padre Alberto, al fratello Dario. Li ho sentiti nella loro casa di Venezia. Io credo che non ci siano parole, lo dico da genitore, prima ancora che da presidente del consiglio, per chi perde un figlio, ma dico anche che faremo di tutto per ricordare questa giovane ricercatrice, giovane studiosa che lavorava alla Sorbona, e magari studieremo insieme alla famiglia il modo per ricordarla, magari una borsa di studio o comunque qualcosa che ne valorizzi le qualità straordinarie che giustamente la sua famiglia e i suoi amici stanno piangendo.